Posso scrivere Ciao con ragazzi, un benvenuti in un robot. nuovo video. In questo nuovo video vi presenterò mio Tanto. zio. Vieni qua, saluta, saluta. No, tu me lo fai cadere il telefono. No, aspetta, il telefono lo reggo io, se no tu me lo fai cadere. Aspetta, registrato veramente. Ecco, signori e signori, i video di tiro di femmine che vedete e quelli maschi che mettevano, che viene pubblicato su molte cose come YouTube, eccetera, eccetera, hanno problemi psicologici perché non sanno che fare dalla mattina alla sera e fanno solamente video che non hanno né capo né coda. I video seri purtroppo non si fanno. Se fossi io, eliminerei completamente tutte le tecnologie come internet, cellulari e tutto, ritornerei nel 1800 quando le cose erano molto più serie e non avevo tutti questi problemi psicologici che hanno adesso questi giovani di oggi. Come possiamo vedere, molti problemi psicologici, come per esempio i ragazzi di oggi che non sanno che fare da mattina alla sera, se schiaffano un bacio a un telefonino e stanno tra il telefono da 24 su 24. Capito? Invece di fare le cose molto più serie e molto più importanti, come per esempio, non so, aiutare in famiglia, Ma oppure uscire a farsi delle belle passeggiate. io aiuto in famiglia. Esco pure. Io aiuto. Capito? C'erano molti problemi, capito? Questo è il problema della tecnologia di oggi, capito? Se fossi io a Polinei, questi telefonini li getterei tutti quanti, farei proprio Fa vedere che delirio. cosa c'hai in mano. Un telefonino, ecco qua, io, ecco. Un telefonino vecchio, del Ma non è vecchio, è uno di quelli vecchio, moderni, sì, uno che è di quelli moderni moderno, che che è ti puoi moderno. connettere Cioè, tranquillamente. l'unica cosa che ci Vabbè. si può fare con questo è solamente telefonare. E Ma non è non ci vero. manca Prima ho visto altro. che eri connesso. Boh, ma E poi se è scusa. Ma valente, va. scusa, ma tu come fai a sapere che io faccio i video? Cioè, come mi hai scoperto che faccio video? Ma tutti i giovani da 13 anni, anzi, questa è un'altra cosa che non capisco. Un bambino di 13 anni che prima giocava con le cose serie, adesso ha in mano questo e quello, e cioè, dorme pure la notte. Pure la notte, Non invece di è dormire, vero! Non è vero! stanno usando questi telefonini. Ma secondo voi è una cosa possibile che uno di 13 anni deve stare in mano con questo dalla mattina alla sera? Vabbè, comunque io a 13 anni non facevo queste cavolate, ho cominciato a farne soltanto qualche anno a pubblicare video che tra l'altro il mio canale sta andando molto bene. Sì, molto bene, ecco qua. Uno che deve stare, invece di fare la mattina, invece di fare cose serie, sto in bacio a questo, E dai, ma non dire a così! vedere i video di che cosa, di come si mette una tavola, di come si mette un lampadario, oppure altre cavolate, o altre cavolate. Comunque faccio video anche su richiesta. Ma per favore, svegliatevi un pochettino, guarda che è meglio. Bene. Sveglia, sveglia, svegliatevi, uscite, state all'aria aperta e lasciate aperti questi aggeggi che vi state solamente a rincoglionirvi il cervello. E dai, non dire così. Così. Comunque, ragazzi, ecco, questa è stata la testimonianza di mio zio qui presente. Per questo è tutto, ci rivediamo al prossimo video.